mercato veramente, veramente complicato, forse più complicato da quanto sto qua, però sono veramente soddisfatto. Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, non nega le difficoltà della sessione invernale di mercato, chiusa con 9 addii e 6 arrivi, 4 dei quali conclusi nell'ultimo giorno di mercato. Tra questi, Salvatore Molina, in prestito dal Monza, contratto depositato sul gong. Ho avuto delle opportunità di chiudere l'operazione, qualche giocatore non se la sentiva, scelte di famiglie, scelte personali. È capitato questo ragazzo, Salvatore Molina. A tenere banco nelle ore finali anche la questione Portanova. Il Bari aveva quasi chiuso l'arrivo del centrocampista del Genova, sul quale pende una condanna di primo grado a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Poi il dietrofront nella mattinata di martedì, dettato anche dalla veemente reazione della piazza. Alla voce arrivi anche Benali dal Brescia e due innesti dalla C, il difensore Matino e l'esterno Moracchioli. Matino è un giocatore che 2 anni fa all'Ascoli io avevo acquistato Matino, poi dopo è successo che io sono andato via e il giocatore è ritornato nella società di appartenenza, ormai è un giocatore che ha più di 120-130 gare in C, al momento giusto è portato in B. Moracchioli è un giocatore che è molto 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 bellino, un giocatore che ho seguito tutto questo tempo, era in scadenza di contratto. Ok, però potevo prenderla anche domani, invece il mio piacere era anticipare un giocatore, un esterno di attacco con uno strappo incredibile, un giocatore un po' come il caso del Frosinone. A completare l'elenco degli acquisti, Esposito in prestito dall'Inter e il portiere Sarri. Polito spiega anche l'addio di Terranova e annuncia un rinnovo. Emanuele è un giocatore che a noi ha dato tanto, un giocatore che ha giocato con me prima che io fossi direttore. L'anno scorso si è buttato nel fuoco per noi, quest'estate ha partecipato a diverse gare, non tantissime, ha avuto un'opportunità che a 36 anni lo può togliere, di andare a fare 2 anni di contratti in un altro posto. Onestamente noi dovevamo comunque fare delle scelte, dovevo, e quindi ho preferito lasciarla andare. Abbiamo già fatto il rinnovo a Valerio Di Cesare, il nostro capitano, una bandiera, avendo 39 anni non potevamo proseguire comunque con Manuele che a 36. Definiti anche gli adeguamenti degli ingaggi di Maita e Dorval, sabato si torna in campo contro la SPAL, match in cui il Bari sarà chiamato a cancellare i 2 KO di fila con Palermo e Perugia. Concentriamoci al campionato, a costruire questo finale, che la gente magari ci sia vicina come è sempre stato e che comunque facciamo tantissimi sacrifici, e questa per me è stata veramente dura, quindi spero che la gente apprezzi e come io apprezzo loro. Stiamo vicini a questa squadra che niente è precluso e siamo pronti a qualsiasi obiettivo che ci troviamo davanti.